Una folla ha accolto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla presentazione del suo ultimo libro a Roma, La scuola dei talenti, presente anche il ministro Matteo Salvini. Ma l'evento non è finito bene, infatti Valditara è stato contestato da una studentessa. Il ministro ha dunque abbandonato la sala, anticipando così la fine del tradizionale firmacopie e liquidando le polemiche con un semplice propaganda. Bene, siamo qui a Roma, Piazza Colla di Rienzo. Si è appena conclusa la presentazione del libro del ministro Giuseppe Valditara, La scuola dei talenti. Bene, cos'è che avete contestato al ministro? Guardi, la prima cosa riguarda il ridimensionamento scolastico, perché il ministro parla di non voler chiudere le scuole, poi però di fatto il ridimensionamento scolastico è qualcosa che ci si avvicina molto, perché o accorpa le segreterie oppure a lungo andare può proprio degenerare nella chiusura di alcuni istituti accorpandoli. Quindi l'effettiva chiusura di alcuni istituti, e ci sono ragazzi, perché poi di istituti parliamo anche di elementari, parliamo anche di medie e parliamo anche di licei che saranno costretti a camminare o diciamo farsi ore di macchina per arrivare ai loro licei, perché magari quello più vicino è stato chiuso anche in provincia, anche nel sud. Mi sembra di capire che avete anche lamentato la mancanza di comunicazione con il ministro dell'istruzione, con questo ministro dell'istruzione. Perché? Assolutamente sì, oggi ne è stata l'ennesima dimostrazione. Noi siamo un'organizzazione riconosciuta dal Ministero che ha fatto anche tentato di fare numerosi incontri, ha richiesto numerosi incontri al Ministro dell'Istruzione senza ricevere risposta. E anche in questo caso abbiamo tentato di fare delle domande al Ministro riguardo a quelli che sono i nostri elementi. Quali domande? Ma mi Non scusi. hanno tentato, non hanno tentato, non hanno chiesto il permesso di fare le domande. Io questo lo devo dire perché sono Ma una lo dica mamma. proprio dove verrà tagliata. Dovevano dire, signor Ministro, alla fine del suo intervento possiamo fare delle domande? No, che strillando sono intervenuti. Questo è stato l'unico errore di questi due ragazzi di cui io sono. Permettiamogli però di parlare. Sono fantastici perché hanno il coraggio di esporsi e gli do merito a tutti e due. Però il modo di esporsi deve essere diverso. La prossima volta imparate che questa è una lezione di vita, va bene? Bene, cosa? Io sono d'accordo. Posso Bravo. dire solo una cosa? Io ero a conoscenza del fatto che purtroppo non ci sarebbe stato spazio per le domande. Se ci fosse stato spazio per le domande, io avrei aspettato tranquillamente. Perché io per entrare qua ho fatto tipo un'ora di fila, quindi ho aspettato, ho ascoltato, e solo nel momento in cui sono state dette delle cose particolarmente, secondo me, che mi hanno colpito, tipo diamo più salari agli insegnanti per non chiudere le scuole, mentre il ministro fa il ridimensionamento scolastico, mi sono sentita di dire questa cosa. Il nostro urlare è stato perché il ministro era molto lontano e non ci avrebbe sentito altrimenti. Assolutamente non era per fare casino, non era per fare i bombaroli di turno, ecco. Bene, cos'è che volevate chiedere? Ma in primis perché il ministro non si sia ancora espresso rispetto ai fatti di Pisa? Ci sono stati dei studenti e le studentesse che sono stati manganellati ingiustamente dalle forze dell'ordine in un contesto di manifestazione pacifica e democratica che infatti non a caso si è ripetuta la settimana dopo senza alcun tipo di Voi problematica. ritenete che è un silenzio improprio, diciamo pure assordante? Io credo che sia un silenzio assordante e che dimostra purtroppo che questo ministro è molto capace di intervenire, ma solo sulle questioni che sono a lui comode. Quando si tratta di parlare di occupazioni, di studenti che distruggono le scuole, allora sono mille dichiarazioni, ma nel momento in cui ci sono degli studenti manganellati, di cui lui è il ministro, allora là c'è il silenzio. E perché? Ok, mi sembra l'ultima ad aver capito anche che lamentate un diverso trattamento rispetto a studenti non di centrosinistra. Sì, diciamo che la questione è un po' più complessa. Io, la mia sensazione è che questo ministro intervenga nel momento in cui appunto ci sono studenti generalmente di centrosinistra che occupano, che scendono in piazza, che vengono manganellati, tra l'altro, che comunque diciamo scioperano, protestano per i loro diritti, e nel momento in cui invece si vedono i giovani che alzano il braccio, i giovani che aggrediscono altri studenti, perché è successo nel mio liceo un anno fa che è stato aggredito uno studente da dei fascisti, lui non si esprime. E nel momento in cui si è espressa la preside di Firenze per i fatti di Michelangelo, è stata anche ripresa, del liceo Michelangelo, è stata anche ripresa. Allora, a me questo sembra un trattamento poco equo. Bene. Io capisco la severità, però deve andare in tutte e due le direzioni. Cosa invece, l'ultima, veramente avete da dire riguardo la maggiore rigidità rispetto a chi fa atti di vandalismo nelle scuole? Ma il problema principale che io vedo non è tanto la rigidità rispetto al vandalismo, ma una richiesta specifica che il ministro ha fatto di mettere il 5 in condotta a chiunque occupi. Ora, laddove sono situazioni specifiche di vandalismo, vanno valutate specificamente all'interno della scuola e non si può fare un discorso generale. Ma nel momento in cui si occupa e si manifesta anche in quella maniera i propri diritti e in particolare il proprio diritto di espressione, allora che automaticamente vi sia un 5 in condotta profondamente penalizzante per la carriera di uno studente o di una studentessa, è particolarmente grave. Una richiesta al ministro in questo senso riteniamo che sia ugualmente grave e vada ben oltre la semplice preoccupazione per il vandalismo. È solo un problema di 5 in condotta?
Allora, secondo me il problema è un generale clima di repressione che si ha nei confronti degli studenti che scendono in piazza e che manifestano, perché c'è stato il decreto rave, che non è diretta responsabilità del ministro ma del suo governo, ci sono state diverse dichiarazioni contro gli studenti che sono scesi in piazza, il divieto di fare le manifestazioni pro-palestina nel giorno della memoria, insomma c'è in generale un'area, secondo me, di repressione nei confronti dei ragazzi che scendono in piazza a manifestare i loro diritti, quasi come se le piazze fossero una cosa assurda, quando invece sono uno degli strumenti basilari che un cittadino ha per dimostrare quello che lui pensa di quello che il governo sta facendo o in generale della situazione. Anche quando non c'è un'anticipazione di 3 giorni della manifestazione come è previsto dalla legge? Guardi, io penso che nel momento in cui dei manifestanti, seppur in una manifestazione non autorizzata, manifestano pacificamente, non debba essere la risposta una manganellata, perché poi io ho letto e mi hanno colpito molto le parole di una madre di Pisa che diceva: mia figlia era disarmata, ha chiesto al poliziotto di dire basta e il poliziotto non si è fermato. Allora, come si fa a manganellare una ragazza che diceva per favore basta? Come si fanno a manganellare dei minorenni? Come si fanno a manganellare dei ragazzi che non avevano nessun modo di opporsi a questa oppressione, a questa violenza? Io non lo so.